La storia racconta di un'epoca, il Benevo, dove gli uomini vivevano in un modo confezionato dalle regole per un modello preciso di costume sociale. Questo modo così costrittivo aveva reso freddi l'animi delle genti, tanto che anche tra parenti era venuto a mancare quel minimo contatto necessario a mantenere rapporti. Tutto volgeva a un razionale impiego delle tempistiche giornaliere per il raggiungimento di quel vivere migliore, il più depuratamente possibile. E questo produsse il risultato di non aver più tempo libero per un libero evento di trovata occasione emotiva. C'era una volta, quindi, una cuginetta che pensò di riunire i suoi più vicini parenti coetanei. Così, con la proposta di un pranzetto tutti insieme. Era un giorno d'autunno, della prima metà di novembre, con un sole che dal mezzo del cielo azzurro faceva brillare colori di tutte le ose in dove il guardo si poteva posare. I due tigli del giardino avevano steso un tappeto di foglie dorate, come a insegnare il viottolo dalla pergola del cancello fino alla porta di asa, tenendosi attaccate le ultime foglie da far cadere al momento di dar benvenuto a chi doveva arrivare. Insomma, tutto piacevolmente pronto, fino alla tavola così teneramente apparecchiata nello stanzone appena illuminato dalla finestra in fondo. Tutti a tavola, avvolti dal profumo dei legni accesi del caminetto. Ed ecco una bimba con riccioli color carota e l'occhioni celesti, e un grembiulone lungo da cucina che sembrava della sua mamma, portando un pentolotto fumante per poi rovesciarlo sul legnottolo tondo in mezzo alla tavola. Allora una bella forma tondeggiante e panciottosa s'allargò su questo discone di legno, fumeggiando un profumo di gran turco cotto. Bene. Fu un piacere prendere filo di canapa e tagliare questa bella pulenda a pezzi giusti da appiattata. Questa pulenda mise tanto buon umore a tutti i commensali, che così trascorsero dei bei momenti di piacevole rapporto interpersonale. Ciò di cui l'uomo ha bisogno non è sempre trovabile in ciò che cerca effettivamente, selezionando addirittura con regole e modelli, bensì si presenta fortunatamente nelle semplici strutture di vita, offerte anche soltanto da un evento di una polenda mangiata insieme.